Una persona di nazionalità rumena è stata arrestata dalla polizia mentre si aggirava a bordo di un'autovettura in località Santa Lucia di Battipaglia insieme ad un amico. Il conducente dell'auto è risultato non aver mai conseguito la patente di guida, mentre il passeggero è risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'anno 2006 per aver violato le norme sull'immigrazione. Quest'ultimo, condotto in ufficio, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Forni. In tarda serata, inoltre, i poliziotti sono intervenuti presso l'abitazione di un 25enne di Battipaglia, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che l'uomo, sottoposto alla misura per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali in ambito familiare e atti persecutori commessi in danno del coniuge, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione senza regolare autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Da subito sono state avviate le ricerche della persona, che sono terminate a non molta distanza dalla sua abitazione, dove è stato trovato in alterato stato psichico, avendo ingerito notevoli quantità di alcol. Per tali motivi, il 25enne è stato bloccato e arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.